Buongiorno amici e amiche, Sinapsi News, Napoli News Magazine. Stamattina sono qui a Multicenter School, si parlerà di un problema importantissimo che colpisce la gran parte, la stragrande maggioranza degli uomini che superano i 50 anni. Parleremo di prostata, sessualità e vino. Seguite il servizio. Grazie a voi per la partecipazione così numerosa stamani, che dimostra come questo territorio vuole riscattarsi e ha delle eccellenze professionali. Sono orgoglioso di aver qui come ospiti i più illustri a livello nazionale, se non internazionale, nel campo dell'urologia, come il professor Mirone, il professor Immimmo e il professor Mangiapia, e nel nostro centro di formazione, anche perché sono estremamente convinto che manifestazioni come queste possono dare un grosso rilievo e importanza alla prevenzione che è il tema principale della nostra manifestazione odierna. E anche se il titolo della manifestazione è intrigante e molto convincente, come vino, prostata e sessualità, si vede dall'afflusso di amici e conoscenti che sono arrivati a darci lustro ed onore a questo convegno. Al di là di quelli che sono gli esami clinici, quale può essere il sintomo che l'uomo deve guardare per evitare la problematicità, così? Purtroppo questa è una malattia che si caratterizza per la sua asintomaticità, quindi soltanto se il paziente fa uno screening si può rendere conto se ha un tumore alla prostata. Se il tumore alla prostata si manifesta con sintomi, vuol dire che ormai è troppo tardi, la malattia è diffusa e non è più curabile. E quindi è necessario in pratica È necessario fare prevenzione prima. Ormai l'uomo dovrebbe... Il tumore della prostata è il tumore più frequente, quindi l'uomo lo dovrebbe considerare, non dovrebbe avere paura della visita, di rivolgersi al suo medico di riferimento. Dopo 50 anni, Anche un po'. Incominciare dopo 50 anni, anche con una semplice ecografia, con una semplice visita, però pensarci, perché molto spesso l'uomo finché sta bene non ci pensa alle malattie, soprattutto l'uomo rispetto alle donne invece che fa molta più prevenzione. Sono circa 40.000 nuovi casi di cancro alla prostata in Italia e circa 7.000 morti ogni anno, quindi parliamo del cancro più importante nel maschio. Prevenzione, chiariamo subito un dubbio, cioè dire che il PSA, fare il PSA mette l'uomo al sicuro è come dire a quest'uomo che si nasconde dietro il dito mignolo della mano sinistra. Il PSA è un indicatore, ma non elimina né, assevera un cancro della prostata, quindi la triade diagnostica che fa una diagnosi corretta è ahimè ancora il dito dell'urologo, l'esplorazione digitorettale, di cui l'uomo non si deve spaventare, perché questo è ridicolo che un uomo di 50 anni temi un'esplorazione digitorettale che è assolutamente tranquilla e indolore. Il PSA è una buona ecografia. Solamente questi tre esami sono in grado di focalizzare il problema e quindi poi di esporre un dubbio, e poi su questo dubbio si lavora. E quello che oggi ne possiamo dire, il nostro, che è uno dei centri italiani, sicuramente uno dei primi 3-4 centri italiani più importanti ormai per la prevenzione del cancro alla prostata, siamo in grado di poter curare i nostri uomini operati. Con la chirurgia robotica noi abbiamo operato già oltre 300 pazienti per prostatectomia radicale, quindi parliamo di una chirurgia assolutamente sicura che porta a casa il paziente in 2-3 giorni, risparmiando i nervi per erezione, la continenza. Quindi noi possiamo realmente dire che oggi fare la buona prevenzione vuol dire salvare decisamente una vita, e questo è fondamentale anche per le famiglie evidentemente che convivono con il dolore di una scoperta così drammatica per l'uomo, ma che oggi è assolutamente curabile. Ovviamente per la prevenzione del carcinoma della prostata è consigliabile cominciare ad eseguire una visita di screening e dei test di laboratorio come il PSA a partire dal 50° anno di età, però bisogna prendere in considerazione alcuni casi particolari come quelli di soggetti che hanno già nella loro famiglia dei familiari che hanno avuto un'esperienza di cancro della prostata o di cancro della mammella, per cui per questo tipo di pazienti è consigliabile cominciare ad eseguire un programma di prevenzione già all'età di 45 anni. Diciamo che il vino è saputo che anche nei detti popolari il vino fa buon sangue, lo sappiamo. Il
gli elementi che sono che ci sono nel vino, che sono antiossidanti, antiradicalici, sono i polifenoli, in modo particolare il resveratrolo, che è un polifenolo particolare che si trova nelle bucce di uva rossa. Questo stesso polifenolo lo troviamo anche in tutti i frutti a bacca rossa, come il ribes, come la fragola, come nella buccia della mela. Quindi non solo il vino ha l'effetto curativo, ma possiamo aggiungere tutti gli altri frutti colorati di rosso, ad esempio come il melograno, come ripeto, il mirtillo soprattutto. Il vino, per mio parere, ha un effetto curativo soprattutto per lo spirito e per la mente.